Dico una sola cosa, trazione posteriore. Quest'Alfa America è del 1987, non è completamente originale come si vede. Per prima cosa il volante non è proprio il suo. E poi ci sono due particolari, questi sedili e questa parte sulla plancia con questa targhetta numerata, che vengono sempre da una 75 turbo ma da una serie limitata. Per il resto è lei, è l'Alfa 75 con tutti i suoi pregi, tutti i suoi difetti che oggi in realtà sono caratteristiche sue, particolari, belle, che ti fanno sentire a casa anche quando sono sbagliate, perché questa plancia con l'autoradio ficcata lì sotto, ma come era venuto in mente? Non si riesce neanche a capire e a trovarla, non è certo ergonomica. Poi ti giri, vuoi abbassare i finestrini elettrici e devi ricordarti che i comandi sono qui sopra lo specchietto retrovisore. Il tunnel ha questa leva orizzontale che è il freno a mano. Insomma, c'erano tante cose che la facevano così Alfa, anche negli interni. Parlando invece di altre cose, come per esempio la posizione di guida, sì, è forse un po' alta, ma questi sedili in particolare contengono bene. Poi c'è lo sterzo che si regola sia in profondità che in altezza, poca roba, che ti aiuta e soprattutto hai quella che una volta si sarebbe detta un'ottima visibilità. Cambio, punto un po' critico, non ho ancora grattato ma so che la grattata arriverà. Questi cambi a 5 marce sincronizzati così così non erano proprio quello che si dice una leva che entra e neanche la senti, no, quello no, devi proprio starci attento e giocartela bene con la frizione. Detto questo, anzi detto tutto questo, ma chi se ne frega, questa è un'Alfa fin dentro le ossa, fin dentro il cuore, anzi che ti batte lì, perché? Perché c'era il motore 1008, grande novità, turbo, con un controllo elettronico per evitare per esempio fuorigiri, e questo era veramente un highlight dell'Alfa di allora, messo là davanti longitudinale e dietro il cambio in blocco col differenziale, schema transaxle, schema che dà una perfetta ripartizione dei pesi, e questo si vede sull'handling per esempio, perché tu devi andare a lavorare bene sul sottosterzo. Ups, ecco la grattata. Ma una volta che l'auto è messa lì col muso giusto, basta lasciare in coppia il motore e l'Alfa se ne va così, come se non fosse niente. Perché questo motore, forse fino ai 3000, non è così pronto, ma poi prende ed è progressivo, quasi come un turbo moderno, perché il turbo lag che c'era qui praticamente scomparso, e questo vuol dire viva l'Alfa. Dopodiché la frenata, lì bisogna stare attento, c'erano i dischi autoventilati, ma qui su questa poi particolare, che pesa di più per tutti quegli accorgimenti presi dalla versione americana, insomma, fanno un po' fatica, quindi va anticipata la frenata. E poi basta. E poi te la godi, devi tenerla là ed eccoci. Terza, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, limitatore, bam, dentro la quarta. Ma come sale quest'Alfa? Ok, c'è una curva. Va detto che qui
non c'è mica il servo sterzo, infatti in manovra ti fa alzare gli occhi al cielo, ma in pista ti dà una sensazione sportiva che altrimenti non avresti. Così, così, e poi una volta che il servo sterzo non c'è, eccola qua, oplala, devi molto molto lavorare. Sì. Che Alfa, non so se sia davvero l'ultima Alfa, ma di quegli anni lì sicuramente, con tutto quello che voleva dire, con tutte le sue contraddizioni, era quell'Alfa che gli slogan di allora descrivevano come l'auto per chi alla guida non si lascia guidare, oppure ancora più strepitoso, il turbo che si merita l'Alfa. Questo era un altro degli slogan pubblicitari di allora che adesso fanno sorridere, ma fanno anche venire una lacrimuccia e dire va bene, adesso gli anni sono passati, stiamo parlando già di rilancio Alfa, proprio adesso speriamo che venga fuori qualcosa che sia capace di entrare nel mito, almeno quando quest'auto. E adesso scusate, ci sono altre due curve e me le voglio godere tutte. Op. Frena, frena, togli il sottosterzo, inserisci la seconda, oddio le ho fatto male, giù tutto, eccola qua, è violentissima, devi essere velocissimo, ma è un divertimento, ah, grazie Alfa. Era il 1985, era l'ultima Alfa, almeno per gli appassionati. Perché? Perché di lì a poco la casa di Arese sarebbe entrata nelle braccia della Fiat e allora addio caratteristiche vere, caratteristiche sportive dell'Alfa. Questa in particolare è l'America. Cosa vuol dire? Che qui dentro c'è il motore turbo 1779 con quel intercooler messo là, aria vicino ai condotti d'aspirazione, ed è una chicca di questo motore che renderà questo turbo così particolare. America, certo, ma non quella venduta negli Stati Uniti, che si chiamava Milano e che aveva il V6. Però ci sono dei particolari che ricordano proprio quell'auto d'oltreoceano, per esempio questo fascione paraurti pesantissimo, 48 kg, a soffietto, sempre per la regolamentazione americana in caso d'urto. Altri particolari di questa versione erano anche i cerchi da 14, qui sono da 15, si potevano mettere, erano omologati, ma non sono quelli originali. Particolari in realtà più evidenti sono estetici, questo elemento caratteristico aerodinamico. E la portiera? La portiera è proprio quella della Giulietta, è lei, perché in quel periodo l'Alfa tentava di mettere assieme i pezzi che avevano con qualche chicca tecnologica. Qua ci sono anche delle minigonne in tinta con la carrozzeria. Ancora una volta un elemento tipico di questa versione che la rendevano più sportiva della turbo base, e soprattutto qua dietro questo piccolissimo alettone che comunque fa sempre sport. C'è una cosa che voglio farvi vedere nel bagagliaio, anche se agli appassionati della 75 turbo forse può interessare poco, ma è una curiosità che mi piace. Nonostante il bagagliaio fosse grande della 75 perché aveva il traietto dell'Alfetta, lì dietro il logo c'è il serbatoio, posizione anomala, posizione ancora una volta voluta dalla regolamentazione USA, anche se questa negli Stati Uniti non ci arriverà mai. Non sono riuscito a capire veramente fino in fondo il perché. Ultimo elemento, e lo sentirete dopo, lo scarico. Qua non è esattamente quello originale, diciamo che è libero, ma fa un ciocco che secondo me agli alfisti, anche se non è esattamente quello di una volta, non può che piacere.